Festival di Perugia raccontato dai volontari. L'effetto delle rivelazioni di Snowden sul giornalismo. Forme alternative di giornalismo, slow journalism e constructive journalism. Alla scoperta del podcast Nuovo Medium per raccontare storie. Buongiorno da Indro Pagliaro e benvenuti a questa nuova edizione di TG Mag. Proseguiamo con il nostro speciale sul Festival Internazionale del Giornalismo. Nella scorsa edizione vi abbiamo presentato il Festival di Perugia e parlato dell'inchiesta sui Panama Papers. Oggi invece Ilaria Mauri ci porta dietro le quinte del Festival, mostrandoci il punto di vista dei volontari che ogni anno contribuiscono alla sua realizzazione. Mi chiamo Lucia Baldassarri, vengo da San Feliciano, che è un paese sul lago Trasimeno vicino Perugia. Questo è il mio primo anno da volontaria al Festival del Giornalismo, l'ho sempre vissuto da esterna e quest'anno ho deciso di candidarmi a volontaria. Come esperienza mi è piaciuta molto, è stata molto utile anche per praticare l'inglese, per esempio, anche altre lingue, perché c'è veramente un'affluenza di persone di altri paesi notevole, e questo per Perugia è molto importante perché di eventi di questa portata ne abbiamo pochi in realtà, quindi dai, speriamo che questo sia un incentivo per la città e anche a livello culturale per conoscerla. Il festival per me è stata un'esperienza assolutamente molto bella e formativa, perché mi ha dato la possibilità di conoscere persone importanti negli ambiti politici, economici, giornalistici italiani, e anche perché mi ha dato la possibilità di stringere rapporti con tantissimi miei coetanei, anche persone più grandi di me, che poi fanno i volontari, e di avere appunto un rapporto che poi è andato anche oltre il periodo del festival con qualcuno. Bello di fare volontario è che hai la possibilità un po' di vedere il backstage, l'organizzazione, quindi anche di fare un po' l'esperienza, e anche la possibilità di avere un contatto più vicino con gli speaker, con i relatori agli eventi. C'è una bellissima atmosfera e penso anche che sia una grande risorsa per la città. Questo è il quarto anno e quindi devo dire che è sempre molto, qui all'InfoPoint, molto frenetica, nel senso che non abbiamo veramente mai un attimo, però questo è il bello del festival. Molto molto importanti, oltre allo staff, anche i volontari, perché sono veramente loro il motore del festival. Auguro appunto a tutti di vivere un'esperienza così, perché merita, e a livello umano fa crescere. Com'è cambiato il giornalismo dopo che Edward Snowden ha rivelato pubblicamente dettagli di programmi di sorveglianza dei governi statunitense e britannico? Philip Di Salvo, freelance specializzato in whistleblowing, hacking e digital security, ha raccontato a Francesca Conti gli sviluppi che queste dichiarazioni hanno avuto sul giornalismo. Wikileaks ha dimostrato che le testate giornalistiche tradizionali come New York Times, Guardian, Der Spiegel e tutte le altre che hanno collaborato alla pubblicazione dei file di Wikileaks possono abbastanza serenamente lavorare insieme a entità giornalistiche non tradizionalmente intese. Il rapporto tra governi e leaks migliorerà? Sono abbastanza scettico e pessimista, purtroppo. Il modo in cui gli Stati Uniti hanno cercato di fermare queste pubblicazioni, le conseguenze che i whistleblower e i giornalisti che hanno lavorato a queste inchieste hanno dovuto affrontare sono estreme. E Chelsea Manning è stata condannata a 35 anni di carcere, non sappiamo quale sarebbe il destino di Snowden se dovesse tornare negli Stati Uniti, la situazione di Assange è nota e i casi simili sono tantissimi. Di conseguenza c'è un serio problema nel modo in cui i governi e la politica reagisce a questo genere di inchieste e pubblicazioni. Quando bisogna proteggere le proprie fonti? Sempre fino all'ultimo. La protezione delle fonti è un principio irrinunciabile del giornalismo, forse il più importante di tutti. In questo, dal punto di vista tecnologico, la crittografia offre delle salvaguardie, delle sicurezze. Crittografia, hacking e sicurezza dovranno essere insegnate ai futuri giornalisti? È fondamentale che i futuri giornalisti abbiano una minima formazione in questo senso. È impensabile che un giornalista che voglia lavorare con delle fonti confidenziali non sappia come proteggere dal punto di vista tecnologico. Bisognerebbe ripensare il modo in cui si fa formazione giornalistica da questo punto di vista, e le scuole di giornalismo dovrebbero decisamente adottare quantomeno dei corsi introduttivi su questi temi. Al festival viene dedicato anche ampio spazio a forme alternative di giornalismo. Elisa Conselvano ha intervistato Antonio Taglia, editor della casa editrice Informant, e Andrea Nelson Mauro,
cofondatore di Data Media Hub e Data Ninja, che hanno parlato di slow journalism e constructive journalism. Di solito si associa la lettura sul web a lettura veloce, sì, e la lettura su carta a una frizione lenta. Come si coniuga il web con una lettura lenta e con il giornalismo lento? Allora sì, in generale è vero, però in qualche modo si sta cambiando paradigma, perché c'è un emergere un po' di questo formato che possiamo chiamare long form. In realtà long form è un grande contenitore che vuol dire un po' tante cose, che sta sul web ma si avvale di tecnologie come possono essere contenuti speciali, come possono essere i video, le mappe o altro, per immergere il lettore in una lettura lunga. Quindi in qualche modo, secondo me, un po' quello che cerchiamo di fare con Informant, si può separare il contenitore dal contenuto. Non è detto che l'informazione web debba essere necessariamente quella veloce e snack, e quella cartacea debba essere più lenta. Visto che il constructive journalism punta a un maggior coinvolgimento del pubblico, si può in qualche modo dire che sia la nuova frontiera del citizen journalism? È difficilissimo definirlo dal mio punto di vista. Ci sono sicuramente nuove modalità più orientate alla risoluzione dei singoli problemi sui quali i giornali, diciamo così, chi produce e pubblica contenuti può lavorare, aiutare, favorire la costruzione di contesti in cui questo avvenga, cosa che in questo momento avviene totalmente al di fuori, nella quasi totalità, rispetto ai giornali, cioè non è metodico, ma quindi la risposta è forse sì, ma dipende anche molto dai giornali, da che tipo di diciamo, obiettivo e di ruolo pensano di avere in un contesto di. E per concludere, Gaia Manco, collaboratrice presso Radio Ballets, ha spiegato a Marianna Di Piazza perché podcast è meglio di radio. Prima di tutto per la facilità di accesso, per il fatto che lo posso fare oggi io con i miei mezzi. Podcast è un mezzo diverso perché è ancora più intimo della radio. Sappiamo che radio significa il messaggio uno a uno, ma per me il podcast è il messaggio da me a te in confidenza. Io penso che a un certo punto la domanda ci sarà. Abbiamo già visto negli Stati Uniti che c'è, e ad esempio non lo so, ci sono state serie TV bellissime negli Stati Uniti, adesso anche in Italia alcune serie hanno una qualità di produzione. Secondo me il pubblico c'è, dobbiamo forse un po' convincerlo. Quali sono le storie migliori da raccontare con i podcast? Allora, questo è un grande dibattito nel mondo dei podcast. Si dice che sia lo storytelling. Storytelling significa racconto. Il racconto, nel senso che il podcast può essere atemporale. Questo significa che posso raccontare una storia che, ad esempio, io lavorando per la radio non ho il tempo di raccontare negli spazi prefissati. Se devo fare un servizio per la radio, 5 minuti sono 5 minuti precisi. Invece nel mio podcast, se tu sei una persona interessante, magari andiamo avanti per 20 minuti. Non solo storytelling e interviste, ma anche le notizie si possono fare come podcast, magari con più approfondimento. Poi ricordiamoci che il podcast non è radio, non sono solo io che parlo, sono i suoni. E c'è anche una cosa che forse manca in Italia, cioè la scrittura del suono, montare e scrivere come sarà il suono. È tutto per questa edizione di TG Mag. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione.